Le terre di Leonardo, qui è un posto meraviglioso e siamo con Renato Viscovo, che è una delle colonne della cricca di Ponte Buriano. Lui, nella sua esperienza di avere partecipato ormai da un po' di anni a questa struttura che è la cricca di Ponte Buriano, cosa pensa di questi luoghi? Ma sicuramente sono dei posti assolutamente da rispettare, sono dei posti oltretutto da valorizzare e non trascurare con gli anni. Sono dei posti forse tra i più visitati di Arezzo, Ponte Buriano e Cincelli, paese molto legato al ponte e soprattutto alla Cric, visto che ne fa parte. Sono posti che vanno valorizzati e in qualche modo va incrementato il turismo che già di per sé è molto avanti rispetto a tanti altri luoghi magari anche più valorizzati. Il ponte è un posto fantastico, ma il ponte è tutto ciò che lo circonda. Ed è un posto che va assolutamente protetto. Abbiamo vissuto ora da poco la vicenda appunto delle cave che erano qui a poche centinaia di metri e che onestamente, ma non per quanto riguarda il discorso di ciò che era la cave, le cave in sé per sé, ma è anche per un discorso di viabilità, di posto non adatto a fare questa cosa, perché ormai qui questo dovrebbe avere un ruolo che è quello appunto del turismo ecologico, e quindi ecco, diciamo che va bene che sia fatto quello che ha fatto la regione, appunto di aver ripensato e rivisto un po' tutto che era. Ma qui com'è stata vissuta questa vicenda? Ma io non ho fatto parte direttamente del comitato. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro, in quanto ha creato un gruppo di persone che remavano tutti nella stessa direzione e hanno ottenuto quello che volevano e quello che voleva gran parte della popolazione, pensando sia in questo caso che le cave avrebbero portato deturpazione sia dal punto di vista stradale che dal punto di vista paesaggistico. È anche vero che gli inerti servono al territorio aretino per tanti progetti in atto, come l'ampliamento dell'SR71, il ponte alternativo a Ponte Buriano, ma forse era il caso di trovare un'altra sistemazione. Quindi anche la ripulitura dell'Arno. Esatto. Trovare un'altra sistemazione appunto che potrebbe essere la ripulitura dell'Arno. Io ho sollecitato varie potenze politiche per appunto fare in modo di ripulire l'Arno, perché anno dopo anno il fondo del fiume cresce, si alza e noi di Ponte Buriano e paesi limitrofi siamo sempre a rischio alluvione.